Ciao ragazzi, non ho fatto la barba, non ho fatto la barba perché lascio riposare la pelle, sai, la pelle del vecchietto bisogna riposare, se no mica si riprende più, dopo vengono fuori tutte le... Ogni tanto fa, va bene, dai, serve lasciare la barba un pochino lunga. Perché questo video? Questo video mi viene spontaneo dopo... Alcune domande, alcuni dubbi, alcune perplessità di amici e appassionati della pipa che mi dicono: ma queste offerte mi fanno pensare, queste offerte mi lasciano qualche dubbio. Come puoi fare anche degli sconti al 50% su delle pipe che hanno dei prezzi ben diversi? E questo è un argomento bello, è un argomento importante. E le domande poi sono: ma queste pipe hanno dei difetti, anche se piccoli? Lo standard qualità delle pipe che offri è più basso? In realtà no, non è niente di tutto questo, assolutamente niente di tutto questo. Lilliput e Cortex sono due linee che sono state studiate perché richieste dall'estero e per questo motivo vengono prodotte. Se poi X pezzi vengono consegnati in quel paese che me l'ha richiesto e anche in altri paesi, ok, ma perché non farne un po' di più che mi abbassa sia i costi che la possibilità e mi dà la possibilità di portare anche in Italia, dove noi, come sapete, abbiamo qualche cliente, ce l'abbiamo, ma poco, e lo trattiamo bene, soprattutto se sono seri, negozianti, se no facciamo da soli. Eccole, Cortex. Una collezione di pipe medie come grandezza, alcune forse anche un pochino più grosse, ma secondo me fate bene, che il problema di qualità e di difetti non deve esistere. Oh, può succedere, perché può succedere che qualche volta qualcosa non viene, no? Non tutte le ciambelle escono col buco, ma in questo caso è solo un errore al quale noi porremo rimedio immediatamente, come sempre del resto. Ancora Cortex, sono diversi modelli. Questa lucentezza la vedete perché è data dalla gomma lacca. Noi la usiamo parecchio la gomma lacca, che è un prodotto naturale e dopo un po' che si fuma toglie tutta questa lucentezza. Oppure le Lilliput, molto carine, tanti modelli, tante lavorazioni. Beh, devo dire la verità, abbiamo avuto anche un bel successo, perché su estero intendo dire, perché avevamo una certa quantità di ordini, siamo riusciti a farli aumentare, perché quando hanno visto il prodotto, perché noi abbiamo mandato le immagini, guarda, siamo pronti per spedire, ecco cosa tu riceverai, e qualcuno mi ha detto: ne hai alcune in più? E io le avevo già preparate, come detto prima, perché mi piace tenerle qui con me. Gli accostamenti dei colori, ogni vera è particolare. Certo, la Lilliput, l'ho già detto, è una pippa un po' particolare, perché essendo piccola, con pochi spessori, è una pipa che può insegnare a fumare la pipa, perché devi fumarla con un ritmo e con delle caratteristiche un po' particolari, non come una Cortex, vedi? Guardate la differenza, non è piccola, è una differenza grande. E questo è quanto. Ora veniamo a spiegare perché. Anche se la nostra produzione è strettamente artigianale,
Sia per il numero di dipendenti che abbiamo, sia perché i processi di lavorazione sono estremamente artigianali. Noi siamo un'azienda seria. Noi sono 50 anni che facciamo impresa e ci comportiamo. E io, tra l'altro, ho uno storico e vengo da delle gestioni aziendali anche grosse. È lì che mi sono fatto le ossa. Scusate perché sono un pochino raffreddato. Come si decide una promozione in un'azienda? Chiaramente la prima fase di una promozione è fare pagine pubblicitarie, fare fiere, e noi abbiamo fatto tutto di tutto questo abbiamo fatto tutto, sia fiere che pagine pubblicitarie. Mi verrebbe da dire che negli anni 70, no, fine, scusatemi, negli anni primi 80 e poi da lì fino a che è intervenuto internet, c'erano le riviste un po' tutti i paesi, anche in America per esempio, Pipe and Tobacco. Dayton, il direttore, un mio carissimo amico, Tobacconist. Queste riviste costavano, adesso non mi ricordo se erano bimestrali o trimestrali, ma costavano 6.000 dollari a uscita. Era una cifra grossa. Le fiere, noi siamo arrivati a fare fino a 12 fiere all'anno al mondo. Perché chiaramente noi non abbiamo parlato sempre solamente di pipe. Oggi sì, con molto piacere, perché tutto il resto, pur ancora avendo tante cose qui da noi a magazzino, abbiamo deciso, ho deciso di restare affezionato a quel prodotto, a quella pipa, che per me è stata una cosa bellissima, importantissima. Io l'adoro. Tant'è vero che mi dicono che sono un vulcano perché cerco di continuamente di fare cose diverse e particolari. E dal gift, quindi torniamo alle fiere, dal gift a New York, l'RTDA che era per fumatori in America, Dortmund, Maison Auger a Parigi, Matcheff, KibiCard a Milano, Italian Lifestyle a Shanghai, ma tante, tante, ho girato il mondo in lungo e largo per questo. E nei bilanci della Mastro di quei periodi, se vi do le poste di bilancio, parlo anche un pochino tecnico, così, perché come ripeto, io sono uno scazzone, sono una persona che ama la vita in maniera molto semplice, sono una persona semplice, questo non vuol dire che io non sia preparato. Chiaramente non mi si può accostare al personaggio che sbarca il lunario col fare due pipe. Io ho tenuto in piedi un'azienda, ho fatto degli stipendi, ho fatto tante cose. E quindi, oddio, mi sono perso, cosa stavo dicendo, non mi ricordo più. Oh, porca boia, mi succede spesso ultimamente che mi perdo quando faccio i miei discorsi, perché ne dico una, ma nella testa me ne vengono in mente 20. Quindi vabbè, tornando, penso di riuscire a ricollegarmi. Quindi io sono professionale quando mi muovo e cerco di fare delle cose secondo quelle che sono le caratteristiche di una gestione aziendale. Quindi stavo dando dei numeri. Il numero è, in quei periodi, con tutte quelle fiere, l'Ufficio America, fra l'altro, io solo come viaggi e trasferte, fiere e promozione, io avevo quasi 300.000 euro a bilancio, come costi di immagine e comunicazione, ma vi rendete conto quante sono? E tra l'altro, quando tu facevi le pubblicità su anche Amici della Pipa, su Smoking in Italia, ma e tanti altri, non è che avevi un'idea precisa, non è che potevi andare a toccare il risultato
che ti dava questa pubblicità che costava tanti soldi. E poi viene internet. Internet ha aiutato tanto le aziende, perché internet è riuscito a tagliare i costi, anche se servono comunque, perché io non smetterò mai di fare Dortmund. La presenza ci vuole per forza nelle manifestazioni fieristiche. Vuoi per incontrare gli amici, i tuoi vecchi clienti da ogni parte del mondo, vuoi per la possibilità che qualche nuovo cliente possa venirti a trovare, o qualche nuova azienda possa farsi un'idea di qual è il panoramico, il panorama, scusate, qual è il panorama aziendale nelle produzioni, e viene a toccare con mano, perché questo accade in fiera. E quindi però internet ha dato un grosso aiuto. Oppure, oltre alla pubblicità, che ripeto, non è che viene scartata, ma sicuramente oggi c'è una rilevanza inferiore per quanto riguarda noi. Oppure promuovi valutando e valorizzando il prodotto. E dici, come? Stai parlando di sconti, e come pensi che possa essere valorizzato un prodotto che viene svenduto? Non è detto. Non è così che si considera un prodotto che viene offerto a un prezzo migliore. Non può essere considerato solo così. Se c'è dietro tutto quel discorso che io ho fatto fino adesso, non esiste. Perché non è che stiamo cercando di monetizzare chissà che cosa. Noi, facendo queste proposte, abbiamo dietro una considerazione dei calcoli, ma dei calcoli che dicono: bene, se io ho spedito X pezzi negli Stati Uniti, in Cina o in qualche altro paese, che sono tanti, di Lilliput, io praticamente il magazzino l'ho pagato, quello che mi rimane qui e quello che ho fatto fare in più, io l'ho già pagato. Stessa cosa per le Cortex, tutto ciò che dici, ma i prezzi come erano stati fatti? I prezzi sono fatti in base a quelle che sono le giuste ricariche e i costi che vengono fuori da un certo tipo di produzione. Ma allora come fai a scontare? Perché scegli di non spendere in pubblicità, ma scegli di offrire un prodotto a buon prezzo. Ma tutto questo deve essere confortato dalla qualità e dalla serietà, perché offrire una pippa scontata anche al 50% vuol dire che tu ti sei accontentato di margini minimi, o comunque puoi anche essere andato sotto costo. Ma che cosa hai fatto? Se il prodotto pensi che sia una cosa fatta bene, una cosa curata, una cosa di buona qualità, e quindi non rischi, hai messo in bocca a un pipatore una tua masto de paia. Una masto de paia che, fumata, ripeto, se tutto va liscio, è chiaro che può succedere, lo ribadisco ancora una volta, può succedere qualche anomalia, e che qualcosa non è andato come doveva andare. L'importante è che sia una ditta seria, come ho detto prima, e quando sei dietro alle tue pipe, tu garantisci, come sempre noi abbiamo fatto, a vita le pipe Mastro. Ora, quindi, quello che io volevo sfatare è che non è vero che è una bassa qualità. Non può esserlo, o meglio, non è che lo è, ma se mi si chiede che qualità è, io ti dico, è una qualità Mastro. Non è vero che ha difetti, perché in realtà quel prodotto che viene offerto così sarà guardato sotto la lente, deve essere
bene, deve essere buono e deve avere degli standard, dei canoni di qualità che devono essere, quella pipa deve essere ineccepibile. Non ci può anche essere il minimo dubbio che qualcosa non vada. E se qualcosa, uno su mille, non va, tu devi essere pronto a garantire che ciò che hai fatto, cosa, come ho detto prima, che noi facciamo sempre in maniera concreta, mi verrebbe da dire, no? Quindi questa scelta è stata fatta proprio perché siamo in una posizione tale dove non è che abbiamo bisogno di fare chissà quali calcoli eccezionali. Abbiamo delle pipe in casa? Bene, usiamole come promozione. Facciamo sì che un pipatore possa avere una mastro in bocca e dire la sua sulla qualità, su come si trova, se fuma bene, eccetera. Ecco cosa è successo in questi periodi, ma ogni tanto io lo faccio, ogni tanto faccio queste cose, faccio degli sconti eccezionali, perché per me è un piacere sapere che qualcuno si è accostato a un amastro ed è un piacere che questa persona, spero che sia così, ne parli bene, perché al contrario di quello che è una pubblicità normalissima, una pagina su una rivista, eccetera, eccetera, della quale tu non conosci quale sarà l'apporto di maggior risultato che ti dà aver pubblicizzato una pipa su una rivista. Non lo sai, è difficile. Dunque, sotto l'aspetto aziendale si dice che un'azienda deve almeno, dipende dalle sue forze, ma deve almeno investire il 15% dei ricavi in promozione e immagine. Questo è quello che si diceva una volta. Oggi non so se i tecnici dicono cose diverse, a me me frega un cazzo perché io faccio come mi pare, però devo stare comunque vicino a quelle che sono alcune regole. E quindi non lo so oggi quale sia, però quello che tu investi, forse lo vedrai, forse, ma non sei sicuro. Non sei sicuro perché non è detto che ti porti veramente il risultato. Mentre invece, se tu investi sul prodotto e dici, tieni, prova questa pipa, prendila anche a costo, non mi interessa niente perché io so cosa ti propongo e sono sicuro che una volta che l'hai presa, dovrai e potrai parlarne solo bene. Ed ecco, parlarne solo bene. Il tantam del passaparola non finisce mai, perché il nostro obiettivo è far sì che chi ha preso una pipa Mastro si trovi bene e nel momento in cui dovrà parlare di pipe dirà: guarda che ho fatto questa esperienza, mi sono comprato, guarda che bella Lilliput, mi sono comprato, guarda che bella Cortex, ho speso poco e fumo benissimo. Ragazzi, 50 anni non sono una cosa che si fa per caso, eh? 50 anni sul mercato, avere una buona reputazione su ogni mercato non è una cosa così semplice, eh? Adesso mi verrebbe da dire che nella mente mi è venuto un ricordo che probabilmente molti di voi non hanno perché ero bambino io, più o meno nella metà degli anni 60, può essere, più o meno sì, proprio, quelli attempati come me mi potranno confermare se ciò che dico corrisponde al vero. Venne lanciata la Coca-Cola. E sapete com'è stata promossa la Coca-Cola? Poiché loro comunque producevano, avevano già dei mercati, specialmente negli Stati Uniti. Ma dissero: andiamo ad aggredire il mercato italiano. Sai com'era? C'erano le api, l'apetto, brum brum, con dietro l'omino,
che distribuiva le bottiglie, le famose bottiglie della Coca-Cola, gratis lungo le strade. E la gente correva a prendersela. Due risultati, uno gran chiasso, sicuramente, e l'altro gran successo, perché se la Coca-Cola ancora oggi è uno tra le prime bibite, il motivo c'è, erano sicuri del loro prodotto, erano certi che avrebbe avuto successo, che quella bibita sarebbe piaciuta. E io oggi faccio, prima di tutto, come mi pare, perché sono nelle condizioni di poterlo fare, ma faccio questa scommessa e dico: prendila, te la sto dando a costo praticamente. Vuoi scommettere che ti trovi bene? Io sono sicuro di quello che dico, ma sono sicuro. Non dico al 100%, sono sicuro al 99,9% perché ci può essere quell'errore che purtroppo se non lo rimedi, perché se per esempio mi è successo con un amico che ha ricevuto, ne aveva prese due di pipe con i marchi che non erano stati stampati bene, ma questo può succedere perché te vai con la macchinetta, l'Anna non si è accorta, infatti io quando succedono queste cose dopo l'Anna gli do gli scupazzi quando arrivo a casa. Perché comando io, no, se disculpate, disculpate venire da lei. Però dico sempre: bisogna fare attenzione. Anzi, deve uscire ancora più perfetto una pipa, deve uscire ancora più perfetta una pipa che tu vuoi offrire. Perché quella pipa verrà guardata in maniera minuziosa. E allora, che cosa intendo ottenere con questa o con questa? Guarda che poi qui c'è stato un lavoro non da poco, perché la scelta delle finiture, tutte le verette che sono state fatte, disegnate e fatte esclusivamente per queste Lilliput, ma non sono una, sono tante, eh? Se poi vi metterò le immagini e vi accorgerete quante lavorazioni sono state fatte, quanti modelli e quante finiture. Ragazzi, lì dietro c'è ricerca, c'è impegno. Oddio, mi sono ripreso un'altra volta. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Fortuna che dico le cose vere, perché se dicessi le bugie, sai quante volte mi contraddico? No, io dico sempre le stesse cose, perché agisco e sono quello che penso e basta, non sono diverso. Quindi, ecco, volevo dire, qual è il risultato che hai? Hai praticamente zero costi promozionali, perché, o meglio, non emetti pagamenti, non spendi denaro per fare pubblicità che ritieni, sì, può essere un investimento, ma un investimento col punto interrogativo. B, ma aspetta, no, rimaniamo là. E quindi che cosa c'hai? Tu praticamente non hai speso, ma hai creato una vendita invece di aver speso con un investimento in pubblicità. Per cui, che cosa succede? Succede che con questo, se tu ti sei comportato bene, hai dimostrato A, che il tuo prodotto, la tua pipa è di ottima qualità, B, che il prezzo può essere vantaggioso, C, che hai capacità nella creatività, nell'inventiva, eccetera, eccetera. E sei certo, perché devi essere certo, se no toppi, che il tuo prodotto sarà apprezzato. Se riesci a portare a casa questo risultato, quel tam tam, quel passaparola di cui parlavamo prima, avrai
avrà un risultato molto molto più potente di quanto possa avere una pagina su Pipe and Tobacco negli Stati Uniti che costa 6.000 dollari. Oggi non lo so, io parlo, ma ragazzi, vi sto parlando di oltre 25 anni fa, 30 anni fa, ma era una cifra grossa. Inoltre, cosa hai fatto? Mi viene da sorridere perché questa è proprio una strategia. Se io ti ho messo in bocca un amastro, tu avrai una pipa in meno di un concorrente. È un amastro in più, concorrente. Poi, vabbè, oggi questa parola, questa categoria è così vaga, perché oggi concorrente anche un sottoscalista, non solo, una volta c'erano le aziende, quelle di nome, quelle serie con le quali tu ti confrontavi, ma oggi non è così, quindi. Però, mettiamola in un altro modo. Chiunque ha preso un amastro sicuramente comprerà una pipa in meno che si può trovare sul mercato. È un concetto semplice, molto semplice, ma anche molto professionale. Non mi interessa che quelle pipe che abbiamo fatto in più, perché vogliamo tenere nel nostro cassetto, no, vogliamo tenere per noi, per il mercato italiano. Non mi interessa se lo offro a un prezzo tagliato, perché la considero pubblicità. Ma rendetevi conto di come ho detto, ripeto, forse non so se sono stato chiarissimo, ma il concetto si deve capire. Bilanci con il conto economico, con costi e ricavi. C'hai un certo numero di costi, hai un certo numero di ricavi. Se dai costi togli la cosiddetto investimento pubblicitario, ovviamente i costi si abbassano e i ricavi diventano con un margine maggiore e potrai avere degli utili. Poi sei tu che decidi quanto vuoi avere di utile. Ti basta poco? Benissimo, allora usa quell'utile in più che c'hai, lo usi per fare promozione. Ma volete mettere la forza di un prodotto nelle mani, dato a un prezzo interessante, quanto è più grande della forza di una pagina pubblicitaria con una fotografia e basta? Ma è enorme la differenza, è veramente enorme. Per cui, probabilmente avrei anche altre cose da dire, ma voglio concludere perché sono casinista come al solito. Tra l'altro non parlo neanche benissimo perché sono molto raffreddato, sto male, non è Covid, ma ho un po' di influenza, quella che oggi hanno tutti. Concludiamo come? Le pipe che tu offri hanno difetti, sono di bassa qualità? No, anzi hanno una qualità maggiore perché verranno visti con la lente di ingrandimento. Se qualche errore ci può essere, perché ci può essere, vai tranquillo che è garantito al 100%, tu non devi mai avere problemi. Siamo noi che abbiamo sbagliato, noi che paghiamo. B, perché fai queste promozioni? Perché? Non perché voglio monetizzare chissà che cosa, ma perché voglio usare questi pezzi, poiché sono sicuro e certo che sono di un'ottima esecuzione, di un'ottima qualità, di un design, chiamiamolo così, dai, design ed eleganza che a me piacciono. Poi magari questo è soggettivo, potrei anche sbagliare, ma non è così. Non è così, perché un po' di gusto ce l'ho, mi posso dare una pacca sulla spalla ogni tanto, no? E poi sono così varie, collezioni così complete, che sarebbero quasi da portarle in casa tutte, dal numero 1, dal modello 1 al modello 12, perché comunque sia sono tutti pezzi diversi, e
E domani quando me ne vado dice, oh, sai che della Cortex ho tutti i modelli. Oh, sai che della Lilliput che fu fatta una volta sola. Non lo so, perché dipende. Se il mio più grosso cliente estero mi dice, Alberto, sono andate benissimo, ne rifaccio ancora. E probabilmente potrei anche rifare una promozione. No? Quindi, non ho altro da aggiungere. Mi scuso se ho fatto un po' di confusione, però in linea di massima il concetto dovrebbe essere passato bene. Queste promozioni servono solo per scommettere con chiunque che questi pezzi sono molto, molto meglio di altro. Sono buone, di ottima qualità, fumano bene, sicuramente non passano inosservate perché sono dei pezzi particolari e che sono felice che tu ce li abbia in bocca. Perché spero, sono quasi certo, ma spero che una volta che ce l'avrai, parlando con i tuoi amici, dirai: porca miseria, che buona che è, che carina che è. Questo Malamastro fa cose buone, di qualità e uniche. E passerai la parola. E quella pubblicità che non è in un giornale, che verrà messa in un cassetto, in una rivista che verrà messa in un cassetto, ma sarà un passaparola che non muore mai. Questo è il mio intento. E ci provo. Poi, non lo so, finché posso lo faccio. Per il resto vedremo. Ciao ragazzi, vi voglio bene, grazie per l'attenzione, spero di essere riuscito a spiegare. Nel caso non sia riuscito a spiegare tutto, voi sapete che io sono sempre a disposizione. Contattatemi come, quando volete, che io sono qui. E approfondiamo. Va bene? Ciao. Magari per le vacanze di Natale gli auguri ve li faccio più tardi. Ciao ciao!
Da mastro, aspettatevela sempre una offerta per farvi fumare una buona pipa.